Quante volte hai sentito il peso del giudizio altrui, ferendoti nel profondo? Quante occasioni hai vissuto nell'ansia costante di ciò che potrebbe pensare la gente di te, un'ansia che ti ha privato della pace interiore e ha complicato la tua capacità di vivere serenamente le relazioni con coloro che attraversano il tuo cammino? In questo video, attraverso una toccante storia zen, esploreremo come superare il peso del giudizio altrui e preservare la nostra crescita interiore. È un viaggio verso la consapevolezza e la libertà da catene invisibili che spesso ci imponiamo. In un antico monastero buddista, ai piedi delle imponenti montagne di una remota regione del Giappone, viveva il saggio monaco Yu, noto per la sua profonda saggezza e per la capacità di illuminare il cammino di coloro che decidevano di rivolgersi a lui. Un giorno giunse al monastero una giovane donna italiana di nome Lina, presente in Giappone per motivi di studio. Il cuore della ragazza era appesantito dalla costante preoccupazione su cosa gli altri potessero pensare di lei. La sua mente era intrappolata in una rete di giudizi immaginari. Mentre Lina si immergeva nella quiete del rigoglioso giardino del monastero, il profumo dei fiori e il canto degli uccelli creavano un'atmosfera di serenità. In questo scenario di pace si trovò di fronte al maestro Yu, il cui sguardo sagace captava la preoccupazione nei suoi occhi. Il maestro, avvicinandosi con gentilezza, pose la sua domanda riflessiva. «Cara Lina, perché lasci che il giudizio degli altri pesi così tanto sul tuo spirito?» Il suono rilassante della fontana nelle vicinanze sembrava accompagnare la profondità di quella domanda, aprendo uno spazio di contemplazione nel cuore di Lina. Rispondendo con dolcezza, il maestro le offre sagge parole che penetrano nel cuore di Lina, aprendo la strada a una profonda riflessione sulla sua relazione con il giudizio esterno e sulla necessità di preservare la propria serenità interiore. Lina rimase sbigottita, poiché non aveva scambiato parole con nessuno in quei giorni. Si chiese come quell'anziano monaco potesse avere consapevolezza di ciò che l'affliggeva. «Vieni con me», le disse Yu. «Vorrei condividere con te alcune parole che potrebbero aprire il tuo cuore alla serenità». Lina, pronta ad ascoltare, iniziò a camminare al fianco del maestro Yu. Attraverso il giardino silenzioso del monastero, il saggio monaco iniziò a condividere storie di monaci e monache che nel corso dei secoli avevano appreso l'importanza della libertà interiore. Mentre il vento leggero scompigliava delicatamente i petali dei ciliegi, le parole del maestro si diffondevano nell'aria, trasportando un senso di pace e saggezza che permeava l'atmosfera. Con ogni passo, Lina sentiva che il suo spirito cominciava a sollevarsi, sgretolando lentamente il peso della preoccupazione che aveva portato con sé. Le storie del maestro Yu fungevano da guida, aprendo una finestra sulla consapevolezza e sulla possibilità di liberarsi dalle catene invisibili che avevano limitato il suo benessere interiore. La connessione con la natura, il suono tranquillo della fontana e le parole sagge del maestro contribuivano a creare un profondo senso di calma e contemplazione. «Immagina», disse il maestro Yu, «di essere come un albero maestoso che cresce libero nella foresta. Non ha timore dei giudizi altrui o delle tempeste che possono soffiare. È radicato nella sua verità, forte e indipendente. Tu, come quell'albero, possiedi il potere di crescere libera dalla paura del giudizio degli altri». Lina sollevò lo sguardo, intrigata dalle parole del maestro, e gli chiese: «Maestro Yu, vivo nell'eterna paura di ciò che gli altri pensano di me fin da quando ero una ragazzina, e questo danneggia la mia vita ogni giorno. Come posso raggiungere questa libertà interiore? Come posso smettere di preoccuparmi di ciò che gli altri pensano di me?» Il maestro Yu sorrise e rispose: «La chiave è l'accettazione di te stessa. Quando imparerai ad amarti e ad accettarti per ciò che sei, le opinioni degli altri perderanno il loro potere su di te. Inizia il viaggio verso la tua libertà interiore, attraverso la comprensione e l'amore verso te stessa». Lina, riflettendo sulle sagge parole del maestro, sentì una scintilla di speranza e determinazione nascere dentro di lei.
La prospettiva di abbracciare la propria autenticità diventava una guida luminosa in mezzo all'oscurità delle sue paure. Era il primo passo verso una trasformazione interiore, un viaggio di autoscoperta che avrebbe illuminato il cammino verso una libertà tanto desiderata. Bada attentamente. Non si tratta di trascurare gli altri, ma di non permettere che il loro giudizio definisca la tua autostima, cara Lina, continuò il maestro con voce rassicurante. La tua ricerca di stabilità emotiva e pace interiore rappresenta un viaggio significativo e sono lieto di esserti guida in questa scoperta su come liberarti dall'intensa preoccupazione per le opinioni altrui. La libertà, la pace e le relazioni autentiche non sono frutto dell'incremento delle preoccupazioni, bensì della capacità di concentrarsi meno su ciò che non ha un vero significato. Ecco 7 trasformazioni straordinarie che si manifestano quando decidi di non farti influenzare eccessivamente da ciò che gli altri pensano di te. Questo cammino di consapevolezza ti porterà a una comprensione più profonda di te stessa, permettendoti di abbracciare la tua autenticità senza timore del giudizio esterno. La vera libertà si trova nel vivere la vita secondo i tuoi valori e nella costruzione di relazioni autentiche, libere dalle catene dell'approvazione altrui. Sii pronta a esplorare queste trasformazioni e a lasciar fiorire la tua vera essenza. La prima trasformazione che avviene quando smetti di preoccuparti e ti liberi dalle aspettative della società è che sorgi al mattino con pensieri che sono completamente tuoi. Non sei più oppressa dalle aspettative degli altri. Finalmente puoi concentrarti sulla tua vita. Cominci a riconoscere di essere un essere unico, con pensieri, sentimenti e desideri che ti appartengono. Inizia un viaggio di autoconoscenza, scoprendo ciò che ti appassiona veramente e cosa ti fa sentire autentica. Quando abbracci te stessa per chi sei, inizi a vivere con maggiore libertà, trascurando il giudizio altrui. Questo è il primo passo verso una vita più autentica e appagante. La seconda trasformazione cruciale è che devi permettere a te stessa di scegliere liberamente i vestiti nel tuo guardaroba. Opta per quelli che ti fanno sentire a tuo agio e sicura, non quelli che pensi dovresti indossare per compiacere qualcun altro. Lina ammise: spesso scelgo gli abiti che penso piaceranno agli altri, anche se non mi fanno sentire veramente me stessa. Il maestro Yu intervenne saggio. L'abbigliamento dovrebbe riflettere chi sei e cosa ti fa sentire a tuo agio. Inizia a essere fedele a ciò che ti rappresenta, non basandoti sulle aspettative altrui o sulle mode del momento. Quando indossi ciò che ti fa sentire autentica, trasmetti una maggiore autenticità agli altri. La terza trasformazione essenziale è che devi permettere a te stessa di esprimere la tua opinione senza timore. La tua voce è unica e merita di essere ascoltata. Ricorda che le tue parole hanno un impatto significativo e quando condividi la tua verità con rispetto, contribuisci a creare un ambiente di comprensione e apertura. Pertanto, abbandona l'abitudine di condizionare le parole che scegli in base a ciò che potrebbero pensare gli altri. Trova il coraggio di parlare con sincerità, contribuendo così a un dialogo autentico e arricchente. In questo modo la tua voce diventa un faro di autenticità, illuminando il cammino per te stessa e gli altri. Un altro aspetto significativo che si manifesta quando metti da parte il giudizio degli altri è che la tua anima inizia a rigenerarsi e finalmente cominci a percepire una sensazione di leggerezza e liberazione da qualsiasi catena. Lina, desiderosa di comprendere come iniziare a nutrire la sua anima e trovare la pace interiore, chiese: come posso intraprendere questo percorso? Il maestro Yu rispose con saggezza: per nutrire la tua anima, Lina, pratica la meditazione e la contemplazione. Cerca momenti di silenzio e connessione con te stessa. Inoltre, cerca ciò che ti ispira e ti regala gioia, come l'arte, la musica o la natura. Quando nutri la tua anima, scoprirai una profonda pace interiore che permea ogni parte del tuo essere. Inizia questo viaggio con amore e dedizione e vedrai la tua anima fiorire in una quiete serena. La quinta trasformazione che si verifica quando smetti di preoccuparti degli altri è la riduzione dello stress e dell'ansia, consentendoti di concentrarti su ciò che è veramente importante per te.
non sprechi più energia cercando di mantenere le apparenze o adattandoti a modelli che non sono in sintonia con la tua autenticità. Ricorda che lo stress e l'ansia spesso derivano dalla costante preoccupazione per ciò che gli altri pensano di te. Quando inizi a vivere in modo autentico, la loro presa su di te si indebolirà. Il maestro Yu suggerì a Lina di praticare la meditazione per ridurre lo stress e imparare a focalizzare la sua energia su ciò che è veramente importante. La meditazione, disse, non è così complessa come potrebbe sembrare. Bastano pochi minuti di silenzio ogni giorno in cui ti concentri sui tuoi veri obiettivi. Non è necessario conoscere i segreti di chissà quale maestro Zen. Inizia con semplicità e vedrai come la tua capacità di gestire lo stress migliorerà, permettendoti di vivere con maggiore chiarezza e serenità. La sesta trasformazione che si manifesta quando ti liberi dalla preoccupazione degli altri è un viaggio verso la scoperta e lo sviluppo di attività costruttive e significative. Con la libertà di essere te stessa, puoi canalizzare la tua energia verso la coltivazione dei tuoi hobby, il rafforzamento delle tue relazioni e la ricerca attiva della tua crescita personale e spirituale. Dedica tempo e attenzione a esplorare veramente te stessa, i tuoi valori, le passioni che ti infiammano e i desideri più profondi che risiedono nel tuo cuore. Questo processo di introspezione e autoscoperta diventa la bussola che guida la tua strada verso la crescita interiore. Offre l'opportunità di sviluppare una connessione più profonda con te stessa e di abbracciare in modo consapevole il mondo che ti circonda. Quando investi la tua energia in modo deliberato e consapevole, contribuisci non solo al tuo benessere individuale, ma anche alla tua evoluzione personale, aprendo la porta a nuove prospettive e a una maggiore comprensione del tuo percorso unico. Sii pronta a immergerti in questo viaggio di autenticità e crescita, scoprendo le molteplici sfaccettature di chi sei veramente. Ed infine, cara Lina, dedica il tuo tempo alle relazioni autentiche. Quando smetti di cercare di compiacere gli altri e ti concentri su te stessa, attrai nella tua vita relazioni più sane e autentiche. Ricorda, la tua autenticità attrae autenticità e le tue relazioni diventano più profonde e significative. Lina, sospirando, rispose: ho sempre temuto che se smettessi di compiacere gli altri, perderei le persone a cui tengo. Come posso superare questa paura? Il maestro Yu sorrise e rispose: le relazioni autentiche si basano sulla sincerità e sulla condivisione di chi sei veramente. Quando sei autentica, attirerai persone che ti apprezzano per chi sei. Coloro che ti amano davvero non ti abbandoneranno, ma saranno al tuo fianco per sostenerti in questo viaggio di crescita. Sii fedele a te stessa e le relazioni che fioriranno saranno autentiche e durature. Lina ascoltò con profonda attenzione ogni parola del maestro e da quel giorno intraprese un nuovo percorso dedicandosi alla meditazione, alla riflessione e alla pratica del perdono. Iniziò un viaggio interiore, perdonando se stessa per gli errori passati e coltivando un amorevole atteggiamento verso la persona che era diventata nel corso del tempo. Man mano che Lina iniziò ad immergersi in questa pratica di autocompassione, iniziò a percepire anche una trasformazione interiore. Le preoccupazioni riguardo al giudizio altrui si dissolsero gradualmente, lasciando spazio a un profondo senso di accettazione e amore per se stessa. Si sentiva ora come quell'albero maestoso nella foresta, radicato nella sua verità, libero dalla paura del giudizio esterno. Questa metamorfosi interiore portò Lina a sperimentare un nuovo equilibrio, una libertà interiore che le consentiva di vivere la sua vita senza essere schiava delle aspettative altrui. Si sentiva in sintonia con la sua autenticità, abbracciando la sua unicità e apprezzando la bellezza del proprio percorso di crescita. Ora, la sua vita rifletteva la serenità di chi ha imparato ad amarsi profondamente. Lina aveva trovato un nuovo significato nel perdono, nella meditazione e nella comprensione di se stessa. La sua storia diventò una testimonianza ispirante di come, attraverso la consapevolezza e la pratica della gentilezza verso se stessi, si possa raggiungere una vera trasformazione interiore. E tu? Ti senti ispirato a intraprendere un cammino simile? Condividi le tue riflessioni nei commenti. Come sempre, ti ricordo di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. E alla prossima!